20 giorni iniziamo. E ci siamo giocati. Allora, buonasera a tutti, grazie di essere qui. L'occasione è appunto l'anteprima romana di Shelter, addio all'Eden, di Enrico Masi qui a Roma. E lo vogliamo salutare con un applauso. Occasione multipla, diciamo, perché oltre a essere appunto un incontro dedicato al racconto dal vero, questa formula che usiamo qui all'Apollo per i documentari contemporanei, è anche un film inserito nella selezione fuori norma che ospitiamo abitualmente, condividiamo appunto con la cura di Adriano Aprà, che è qui presente, ma è anche appunto un'uscita del distributore Istituto Luce. E quindi abbiamo anche Marlon Pellegrini per introdurlo adesso brevemente. Come consuetudine, a conclusione del film avremo modo appunto di approfondire i tanti elementi che lo caratterizzano. Enrico è stato tratto anche qui per il secondo capitolo di questa trilogia che oggi sostanzialmente si completa. Eravamo sempre qui all'Apollo, era un festival cinematografico di Sony fuori raccordo, perché vedrete che appunto la dimensione urbana è presente anche in questo film, ma chiaramente anche nell'altro, è una costante della ricerca di Enrico. Io mi limito soltanto appunto a questa brevissima introduzione, ma so che chiaramente a conclusione ci sarà modo di approfondire appunto le molteplici forme cinematografiche ed extra cinematografiche che il film propone. Do la parola prima ad Adriano Aprà. Buonasera a tutti. Vedete, questo volumone riassume l'attività di Fuori Norma nel 2017 e nel 2018. Vengono schedati 81 lungometraggi o mediometraggi che abbiamo proiettato, fra cui uno di Enrico Masi, e 27 cortometraggi sperimentali. Se vi interessa comprarlo, è venduto fino al 15 di giugno, cioè fra due giorni, a 25 euro, che, data la mole, è un prezzo più che ragionevole. È pieno di illustrazioni, diverse anche a colori. È qui presente la nostra socia e editrice con Art Vigilant di questo volume, Silvia Tarquini. Se vi interessa, è a lei che dovete dare la vostra mail. Lei vi risponderà istruendovi su come fare per acquistarlo. Dico bene? Forse alcuni di voi già sanno che cos'è Fuori Norma, forse no, quindi io al solito mi ripeto. Fuori Norma vuole valorizzare quello che secondo noi è il miglior cinema italiano recente, che è cioè quello prodotto e realizzato quasi sempre al di fuori dell'industria. Il cinema industriale italiano è oggi uno dei peggiori del mondo, se non il peggiore. Produce 200 lungometraggi narrativi all'anno per delle sale commerciali che o chiudono o il loro pubblico diminuisce drasticamente. Come la chiamate questa politica? Io la chiamo suicidio programmato da parte dell'industria. Dall'altra parte si realizzano in Italia un numero sempre maggiore di film indipendenti, film realizzati a basso o a bassissimo costo grazie al digitale, che ha liberato delle forze creative che il meccanismo industriale schiacciava e schiaccia.
l'iniziativa di Fuori Norma di fare conoscere questo altro cinema italiano, senza finanziamenti pubblici, nel senso che ci sono stati negati sia dal MIBACT, che è il Ministero dello Spettacolo, sia dal Comune di Roma, un qualche finanziamento per un'attività che riguarda Roma. Fra il 2017 e il 2018 abbiamo organizzato a Roma 250 proiezioni di questi 81 film. Lascio poi le conclusioni. Sono felice di presentare qui in anteprima il film di Enrico Masi, una delle nostre scoperte, diciamo, con un film fuori norma, estremamente originale, di cui non vi dirò nulla perché spetterà semmai a lui dire qualcosa, e mi auguro che vi piaccia come è piaciuto a noi. Grazie. Allora, io rappresento indegnamente l'Istituto Luce Cinecittà, che è il distributore di questo film, e ringrazio moltissimo Adriano Aprati, Fuori Norma, anche perché ci sono un po' di film distribuiti da Luce, diffusi, si possono usare tanti termini, qui dentro, che hanno potuto usufruire di questa diffusione parallela, di contrabbando, carbonara, però fortissima, che rappresenta quello che è, come dice lui, un contrasto, un parallelo all'industria, ma soprattutto rappresenta la parte più vitale, che è veramente molto vitale, di quello che si fa con l'audiovisivo in Italia. Dico invece qualche cosa per quello che concerne il mio da ufficio stampa del distributore. Come alcuni di voi sanno, l'Istituto Luce distribuisce normalmente quelli che sono i debutti del cinema italiano, quindi le opere prime e seconde, e i grandi racconti storici, avendo l'Istituto Luce un archivio enorme, molto prezioso. Chatter entra benissimo nelle due categorie perché in qualche modo ci racconta un'archeologia del presente, per cui è sia un'opera di un autore, vogliamo dire, giovane, possiamo ancora dirlo, che un'opera che racconta la storia profondamente, in una maniera molto particolare, perché ce la fa vedere quasi con una tecnica da occhiale rovesciato. Racconta qualche cosa che ci è molto vicino nelle cronache, che possiamo vedere tutti i giorni sui media, come può essere la questione dell'identità, del transito, dei processi migratori, però con un distacco, con una lontananza molto affascinante e molto ipnotica. E ci fa vedere invece molto vicino qualche cosa che non si potrebbe percepire, che è il diario intimo di un essere umano. E questa cosa ci piace molto, perché è un racconto della storia profondamente calato nell'attualità, ma con questa forma di rovesciamento prospettico, che ne fa un film che affonda nella realtà, ma che è molto visionario. L'altra cosa che ci piace moltissimo, mi fa venire in mente che in questi giorni stiamo promuovendo una bellissima retrospettiva di uno degli ultimi maestri che abbiamo avuto, che è Ermanno Olmi, a Lincoln Center di New York, e abbiamo voluto dire una cosa che secondo me va molto bene con il lavoro di Enrico. Olmi è stato uno dei pochi che è riuscito a raccontare insieme l'intimità, come dei diari intimi, dei suoi personaggi, in una maniera che riguardava tutta una collettività. Tutti i suoi personaggi, fortemente individuali, raccontano una società intera. Ecco, secondo me, nel suo piccolo, ma in una maniera molto promettente, il lavoro di Enrico e di Caucaso e tutto quello che trovate in Shelter è un diario intimo che diventa un diario collettivo, e tutto questo riesce a farlo in una maniera che è veramente cinema, perché c'è sia paura, inquietudine, qualcosa di molto scuro, che un fortissimo desiderio, che è un'attrazione, per cui ha fatto un film secondo me veramente molto affascinante, e l'hanno capito alcuni importantissimi festival europei come Copenaghen, che è il top per la documentaristica in Europa, come Cinema Courel e il British Film Institute, per cui stiamo parlando del top per quello che è la proposta di cinema del reale e fuori norma, e in questi anni il film ha avuto modo di avere la sua gloria. L'ultima cosa del distributore,
ovviamente sono film che hanno delle difficoltà proprio di mercato e industriali, perché non possono godere di budget promozionali da blockbuster, da film americano, anche da film medio italiano che poi magari non combina molto. Questo film ha di meno a livello promozionale, la sua forza, lo diciamo sempre, siete voi, per cui, come sono sicuro che vi piacerà, quando uscite da qui dite a tutti i vostri colleghi, amici, cognati, suoceri, eccetera, che c'è un film all'Apollo, a Roma e in Italia, che comincia oggi il suo percorso e che merita l'avventura dello sguardo, perché è un film pieno di sguardo e pieno di avventura. E mo basta, finisco di parlare, lascio la parola. Io vi ringrazio veramente di questa così apertura verso un'opera che per noi è stata parte della nostra vita e ci tengo solo a sottolineare che è parte di un processo di 10 anni. Questo è il terzo capitolo di una trilogia che è iniziata tra il 2010 e il 2010, quindi non è soltanto la fatica dietro al film, all'opera, ma è proprio la vita che c'è dietro l'opera, non soltanto la vita degli autori, ma di tantissime persone che collaborano a questo processo. Quindi veramente è come se il cinema fosse una sorta di resistenza permanente. Cioè, vogliamo o di resilienza permanente. Nominare appunto questa factory della Caucaso. Stefano Migliore e Stefano Croci, anche Thomas Rigoni presente, e noi siamo soci di questa cooperativa che produce cinema di ricerca e d'arte e lavoriamo insieme da 15 anni. Caro Enrico, fra le varie, diciamo, anomalie di questo film, la prima che ti chiedo è assai curiosa forse, perché hai girato in 4/3, un formato, per così dire, fuori moda? Diciamo che il repertorio, il materiale di archivio e anche il materiale in pellicola girato da noi, sia 8 mm che 16 mm, quindi quattro fonti: Raiteke, un archivio di Torino che si chiama Super Ottimisti, molto importante, molto interessante, e i nostri due fondi sono girati in Academy 1.37-4.30. Quindi abbiamo scelto di tagliare il digitale in 4/3 per seguire l'archivio. Normalmente, diciamo, ci sono varie scuole, la più rigorosa è quella di non toccare l'archivio. Spesso, soprattutto nella finzione, l'archivio viene portato al formato del digitale, anche il Lepanto, però erano poi le cose nostre, non era archivio, era portato, quindi ingrandito, gonfiato. In questo caso abbiamo privilegiato l'archivio. L'altra scelta più tematica e non, diciamo così, filologica è sull'intimità di Pepsi, è come se il quadro, cioè, fosse più diretto su di lei, più stretto su di lei, mentre il Cinescope, per quanto sia un film molto dedicato al paesaggio, quindi è controproducente per il paesaggio perdere il Cinescope, il 4/3, l'1.37 Academy, è più dedicato, oltre che è il formato del cinema primitivo originario. Anche l'archivio, l'uso dell'archivio è
anomalo rispetto al modo in cui in genere si usa l'archivio per illustrare qualcosa che viene detto. Invece nel tuo film corre parallelo come un controcanto, non come una illustrazione. Certamente, infatti, come dire, è nata prima la necessità che abbiamo sempre con Stefano in fotografia di inserire un girato organico di pellicola, quindi se ricordiamo che abbiamo un girato di pellicola e un girato d'archivio. A volte si dice che sono entrambi d'archivio, come se fosse un archivio nostro, quello anche girato nel contemporaneo, è come se fosse un archivio anche lui, un repertorio. Quindi prima è nata la necessità di inserire questa organicità all'interno del digitale, altrimenti noi avremmo girato tutto in pellicola se avessimo avuto i mezzi economici. C'è poi un problema della pellicola, quindi diventa il discorso al contrario. La pellicola non riesce, per motivi anche tecnici, a seguire un film militante, tra virgolette, come questo. Non, magari il rullo finisce, le intemperie, e quindi in questo caso il digitale, diciamo, è più democratico, cioè funziona anche in situazioni di pericolo, quindi di pericolo, di alba, di freddo, di pioggia, di... E quindi poi stiamo parlando comunque di un digitale alto, con ottiche e tutto. A volte abbiamo usato anche dei crani e dei binari. Per rispondere, l'uso dell'archivio in senso stretto, cioè Raiteke e Superottimisti, sono quello che forse ha insegnato La bocca del lupo, diciamo, di Pietro, che è un film del 2009, ormai 8-9, uno dei più, forse dei primi di Fuori Norma, forse il primo, quello del Pesaro di Flora da Baixa, tra i primi, la prima ondata che noi siamo stati ispirati anche da questo uso, però poi dopo abbiamo sviluppato, credo, una modalità assolutamente autonoma di utilizzo evocativo dell'archivio per associazioni. Non so, dovremmo andare a ripassare Deleuze per capire quale tipo di associazione abbiamo fatto per il montaggio. Quella donna che deriva da un archivio Home Movies, cioè non gli Home Movies di Bologna, ma di film di famiglia, questo Super Ottimisti, per noi è Pepsi. Quindi noi da un archivio di un film di famiglia, di una famiglia X, anonima, che ha donato le proprie memorie personali, abbiamo raccontato Pepsi. Una delle caratteristiche di molti film fuori norma è, per l'appunto, quello che diceva Enrico, l'uso di più supporti, cioè non solo il digitale, ma anche tornare al Super 8, per esempio. Il Super 8 era un formato nato negli anni 60 dopo l'8 mm per i film di famiglia. Stranamente, nel momento in cui il 35 mm, cioè la pellicola ufficiale del cinema, tende a scomparire e comunque non viene più proiettata se non in casi eccezionali, rivengono fuori dei formati che erano considerati minori, minimi, come il Super 8 e anche il 16 mm. Io, quando ero direttore della Cineteca Nazionale, mi ricordo di aver incontrato un responsabile della Kodak Italia che mi annunciava la fine della produzione del 16 mm. Questo è un problema un po' interno al cinema che si fa di oggi, ma il fatto che dei giovani come Enrico non
non abbassano le braccia di fronte a queste decisioni dell'industria, ma riscoprono questi formati apparentemente, cioè evidentemente vengono prodotti in maniera limitata, insomma è una cosa significativa, perché poi le differenti pellicole danno delle immagini diverse, con una grana diversa. E l'interesse di questi autori è proprio quello di mettere insieme delle immagini che abbiano una grana diversa, cioè una definizione diversa. Sicuramente, sì, sì. Beh, io personalmente, insieme a Caucaso, che è il nostro collettivo, noi abbiamo perseguito l'ibridazione dei formati dall'inizio in una maniera, io mi verrebbe da dire generazionale, perché siamo nati con, nemmeno sulla fine della pellicola, ma siamo nati con il nastro magnetico, con la DV, che è un terzo mondo. Per esempio c'è il grande Pedro Costa, che è il grande portoghese, che utilizza il DV, ma anche nei... C'è stato un film che ha cambiato la sua filmografia. Esatto. Ma sempre non stiamo parlando di tecnica, stiamo parlando di poetica, perché queste sono tessiture. È come per un pittore scegliere quale tipo di tela, quale colore, non è tecnica, è espressiva la situazione, la decisione. Quindi per noi siamo nati in questo mondo triplo di nastro, quindi un ibrido tra i due, perché è ancora meccanico, genera errori. Il digitale con questa sua definizione, con questa sua, e la pellicola con questa sua espressività pittorica. Quindi tra i tre ricreare quello che io dico sempre essere qualcosa di più organico, cioè l'ibridazione è più organica del monoformato, soprattutto nel mondo di oggi, con tutte le cose brutali che vediamo in metropolitana, in televisione, anche la qualità della televisione si è abbassata. Perché si tollera il cellulare, si tollerano modalità differenti, lasciamo stare quei 4-16 mila K delle trasmissioni stracurate giapponesi, ma la qualità della televisione si è abbassata. Questo è un discorso così provocatorio. No, voglio dirti una cosa, anche a me non lasciato, ci arriva. No, questo discorso che appunto è molto importante, perché appunto in molti usano i materiali di repertorio, cioè tutta una esteria, no? Tu hai citato Pietro Marcello, Alina Marazzi, cioè sono stati dei film che hanno rifunzionalizzato già una decina d'anni fa. Sì, sì, dall'inizio degli anni 2000, se vogliamo, anche addirittura, no? Appunto con Alina Marazzi, non la sola di vorrei. Però in voi, diciamo, in te chiaramente, comunque in qualità di regista, trovo che questo lavoro sulla tessitura, che è un'espressione molto specifica anche del vostro lavoro e di questa idea di pittoricità dei diversi formati, riguarda anche in maniera straordinariamente vitale e interessante a mio giudizio anche il racconto, la narrazione, perché questa dispersione tra i formati che crea questo squilibrio percettivo, espressivo, figurativo, insomma, possiamo dirlo in italiano, poi si sposa anche con una dispersione del racconto, cioè con un'erranza, per usare un termine delesiano, no? dei tuoi personaggi, perché poi appunto la trilogia ha anche questi elementi, lo spazio urbano, diciamo, i mega eventi, no? Cioè tutta questa, in questo film, poi in maniera ancora, un passo veramente ancora, anche da un punto di vista tematico, molto all'avanguardia, perché ci si confronta con un corpo senza volto che deve stare dentro questa gabbia del 4-3, deve essere giocare con quello che avete detto, con un corpo in transizione, con uno spazio in transizione dove non sa dove stare, cioè, queste sono straordinariamente vitali. Però una cosa veramente che io trovo la più lampante, si vedeva anche negli altri tuoi lavori, negli altri film della tua trilogia, è questo anche abbandono del racconto, perché c'è sempre un racconto che appunto è completamente errante e disperso, e in questo secondo me il lavoro di montaggio, comunque anche dei vari supporti, è totalmente funzionale, cioè c'è, se vogliamo, proprio un catalogo di, come hai detto prima, ho preso una donna di un filmino di famiglia, una giovane,
facendo credere, rifunzionare come appunto un catalogo dove si mettono affiancate le immagini, insomma, vanguardiane per usare un'altra termine. Perché su questo, sulla narrazione, mi interessa. È interessante, interessante. Infatti io mi permetterei di anche perché sì. Registriamo, poi ci apriamo sì. Anche, no, però ci tengo perché veramente c'è un grado di approfondimento che per noi è molto importante. Perché il film è stato fatto in questa maniera, nei 1000 giorni in cui lo abbiamo fatto. Personalmente io leggo molti problemi personali. È stranamente un'autobiografia. Cioè tutta questa discontinuità, io lo leggo veramente come autobiografia. È ovvio. Però non è così ovvio all'esterno, perché io non ci sono, ci sono in due camere. Però non c'è mai questo il punto. Io vedo veramente in questa discontinuità la vita che ho fatto in questi anni, che è stata una vita molto peregrina. Io non ho vissuto con una casa di proprietà in una città in questi anni. Io ho vissuto in molte città e ho vissuto a contatto con situazioni molto diverse. La propria biografia necessariamente entra e anche le mie difficoltà di scrittura, di montaggio e di realizzazione entrano in questo film in maniera organica. Ed è questo, c'è un termine RAI, che è il termine infungibilità. Qual è la tua, è un termine stranissimo, qual è la tua infungibilità in relazione al film? Chi sei tu in relazione al film? Addirittura lo chiede la RAI questo. Quando... è altissimo, eh? È altissimo. E quindi io ho detto, guarda, io non sono un rifugiato filippino nato in un campo di militari, in un'isola di musulmani, tropicale, però praticamente io e anche in parte la nostra generazione, nati all'inizio degli anni 80, così quindi di un'ultima epoca postmoderna, vive in questa estrema frammentazione che nemmeno una casa di proprietà può confinare a una routine vitale. Almeno non è stato così nella mia esperienza. Non è stato così nemmeno nell'esperienza di Caucaso, che è stata a contatto veramente con tantissime esperienze. E quindi questa dispersione narrativa è omogenea a quello che abbiamo vissuto. È omologa e in questo senso autobiografica. Poi potremmo parlare proprio delle decisioni, visto che qua stiamo parlando di 7-8 trattamenti scritti, e Stefano Migliore è anche coautore. Fotografia Stefano Croci. Sì, quindi, anzi, se vogliono intervenire magari su queste due questioni, sulle sì, poi prendiamo un'altra serie. Vieni, Stefano Migliore. Vuoi venire qui? Sulla grazie. Anche te, Stefano. C'è un telefono. Sì. No, sì, sulla questione dell'infungibilità lo siamo diventati poi nella nostra pratica quotidiana, lavorando con Pepsi, lavorando, cioè vivendo insieme a Pepsi e prendendoci cura della sua delicata situazione. Probabilmente non era la peggiore, forse neanche la migliore, però il nostro viaggio ci ha portato a incontrare lei una mattina di settembre a Parigi, e l'avere frequentato anche spazi sensibili rispetto a un discorso molto molto diffuso, sempre più diffuso e sempre più preponderante anche da un punto di vista politico sul discorso rispetto alla nostra contemporaneità, sicuramente ci ha dato la forza, ci ha dato lo spunto per riuscire a fare un lavoro che non fosse un film istantaneo, cioè una fotografia di un particolare momento storico, ma un film che parlasse appunto di una dimensione intima, come diceva Marlon all'inizio della prima della proiezione, una dimensione intima che può riguardare tutti quanti, non soltanto chi si trova ad affrontare un viaggio, un'esperienza come quella di Pepsi.
il discorso sul formato del 4 terzi è anche un rispetto di questa intimità, cioè perlomeno questo mi hanno detto loro. Su queste tessiture, no, io pensando al discorso, non ero preparato, però pensando al discorso dei vari formati, io credo che sia importante pensare come appunto noi di un'epoca in cui un'epoca storica in cui la pellicola sta smettendo di essere prodotta, si sta smettendo di produrla. E, noi ci approcciamo a questo formato, a questa modalità di impressionare quello che chiamiamo reale in un modo completamente nuovo, ma non per una particolare originalità del nostro agire come cineasti, ma anche e soprattutto perché siamo come dei nativi che si approcciano a una cultura completamente diversa e magari interpretano qualcosa come può essere appunto non so, uno strumento mai esistito nella propria cultura in un altro modo, ma anche per errore. Io penso, mi ricordo un aneddoto di un antropologo che racconta che fece, non mi ricordo chi né dove, ma fece una foto a questo nativo, gli diede la foto per fargli vedere il ritratto e il nativo non capiva cos'era questo foglio e io mi sento un po' così. Se è quell'idea dell'archeologia del contemporaneo di cui si parlava lì. Nel saggio introduttivo al libro a un certo punto definisco in generale, in fondo un po' troppo genericamente, questo cinema fuori norma come cinema nomade, nel senso non solo che è un cinema che va a cercare l'oggetto del proprio discorso in un altrove, ma anche perché c'è lo spirito del nomadismo, cioè invece di stare a casa e filmare ciò che si conosce, si va a cercare ciò che non si conosce, per cercare di conoscerlo meglio, innanzitutto colui che filma, per poi trasmettere questo altro allo spettatore. Io spero adesso, sinceramente, Adriano, dopo 10 anni di nomadismo, di tornare a casa, di fare un bel film sull'Appennino settentrionale e in nativo. No, ma questa non è una sconfitta piccolo borghese, ma sì, è completa. Per me è stato veramente così anche. La mia compagna che è assistente alla regia è lucana che vive a Torino, quindi la nostra dimensione di casa è nomade e Alessandra ha fatto anche Lepanto, è stata con noi anche su Lepanto, quindi proprio la mia dimensione domestica è semi-nomade. Al di là di questo, in generale quello che dici è parte di un dibattito molto più grande. Noi siamo figli di questa generazione che si sposta molto facilmente, ci sono più voli, costano meno. Però io non parlerei tanto di una specie di rinascita anche di un cinema antropologico mondiale. Esiste, cioè si va a fare, Stefano è andato a fare un film in Perù, Lepanto è un film che è stato fatto in Brasile, quindi sono film intercontinentali. Però sempre calati in qualche strana dimensione autobiografica. Cioè, se Jean Rouch diceva l'altro sono io, qui ci tutto, cioè è una di quelle frasi che conclude il discorso. E
insomma, Jean Rouch è uno dei più importanti cineasti dell'antropologia dell'altro. Se lui dice l'altro sono io, perché come dice Stefano, tu sei davanti a un'immagine che tu hai creato con una drammaturgia, tutto, che talvolta è tua figlia, ma non riconosci. Vogliamo chiedere se c'è. Allora, vediamo in questo momento in Italia, momento drammatico se non tragico, quello per cui l'altro è il nemico. Vogliono tirare i remi in barca, conservare quel nulla che abbiamo e rifiutarsi di considerare che se l'altro, come dicono loro, ci invade, è perché noi per primi li abbiamo invasi e sfruttati. Su questo credo che Shelter sia un oggetto di, come dicono nei paesi anglosassoni, di campaign, di campagna. È come una, per noi la distribuzione del luce ogni serata, curata, in ogni modo, è una campagna, è difficile dire di sé, di sensibilizzazione, di dibattito, di confronto, di critica, però sinceramente, personalmente, io non sono felice delle forze politiche al governo e quindi mi devo, cioè, dobbiamo impegnarci anche in questa campagna. È molto difficile perché in democrazia è difficile dire andiamo contro il voto, infatti dobbiamo parlare delle persone più che dei politici, dobbiamo parlare delle persone che votano anche, non soltanto della classe politica. Una cosa che posso dire è che faremo un tour, cioè il tour continua, adesso giugno facciamo quel che possiamo, però a settembre il film continuerà e noi proiezione su proiezione faremo quello che possiamo fare, anche agendo per esempio nei giornali locali, nelle associazioni locali. Adesso ci sono per esempio dei Pride in giugno, il film si inserisce sia a Trieste che a Torino nel movimento dei Pride, allacci, contaminazioni. Il caso delle Filippine, tra l'altro, è anche è un paese che ha una tripla colonizzazione, non è come il Brasile, che sì, c'è un pochino di Olanda, ma sono tutte colonizzazioni quasi uniche. Quello delle Filippine è ancora più particolare, questo è un discorso. Forse possiamo... Sì, se ci sono qualche osservazione, qualche anche semplice curiosità, non so, tipo... Seriamente, Certo. Se vuoi chiedere una cosa, chiedi, dopo è una curiosità, certo. Triviale quasi, va bene? Certo. Beh, sì, avete incontrato a Parigi, in che situazione, certo. Che occasione? Allora, cercherò di essere più preciso e curioso possibile. Nella periferia nord di Parigi, che molti conoscono, ancora all'interno della periferique, che è il limite del comune di Parigi, al di fuori abbiamo un'area urbana da 9-10 milioni di abitanti, il comune di Parigi ne fa 2-3, un po' simile a Roma, questo molto diverso. Quindi ancora dentro alla periferia, che è quella che noi chiamiamo la cinta muraria postmoderna, quindi una cinta muraria autostradale, esiste un luogo in cui l'associazionismo interviene su una sorta di baraccopoli che si è creata per le persone che arrivano, diciamo, in Sicilia, attraversano l'Italia, attraversano il confine di Ventimiglia, arrivano tutte a Parigi. Calais è stata dismessa già, perché a Calais ricordiamo che c'era questo agglomerato da 12.000, è arrivato ad avere 12.000 abitanti la giungla di Calais, poi è stato smantellato, è il più grande agglomerato che si è manifestato in Europa negli ultimi, non so, probabilmente dalla seconda guerra mondiale, come profughi. E la domanda che avete riprodotto sotto il ponte? Quello è Ventimiglia. Quello è Ventimiglia? Sì, sì, sì. Parigi non è una zona che noi purtroppo non abbiamo visto, perché anche quelle sono zone, ricordano un po' anche le TAZ, le Temporary Autonomous Zone,
queste zone temporaneamente occupate in cui si ricreano architetture interstiziali che vengono anche studiate nelle università. Pepsi era in questo luogo dove ci sono anche molti servizi, cioè appunto lì arriva. No, quello era Calais. A Parigi probabilmente c'erano 1000-2000 persone, in quel momento lì c'erano 200-300 persone che aspettavano un pasto. Ma la cosa interessante è veramente come queste, come vengono a conglomerarsi, a agglomerarsi queste persone, è incredibile. Sono pochi i luoghi in Europa dove avviene questo, non sono tantissimi. Ecco, perché, e quindi cos'è? Una specie di calamita, una specie di passaparola che è attraverso internet, ma è anche attraverso una sorta di aneddotica. Queste persone molto spesso, per esempio a Ventimiglia, non sono coscienti delle mappe che devono attraversare, uno per la distanza da cui provengono, cioè una persona del Senegal o del Pakistan che si trova a Ventimiglia non sa la differenza tra Ventimiglia e Monte Carlo, no? Probabilmente non la sappiamo, nemmeno tutti noi sappiamo esattamente qual. Sono anche geografie complesse, sia quella di Ventimiglia delle Alpi Marittime, sia quella di Parigi, non è proprio così. E quindi molto spesso queste persone non sanno neanche dove sono. E quindi abbiamo cercato nel montaggio, ma anche, mi verrebbe a dire, anche nelle riprese, di restituire questo senso di indefinizione, che è, e questo ci tengo a dirlo, il terzo passaggio, da Marco Gé, primi anni 90, non luogo, Gilles Clément, e metà anni 2000, del terzo paesaggio, terzo spazio, questo noi lo chiameremmo UIS, Undefined International Space. L'ho già discusso in Accademia, infatti passa, che è proprio il superamento, è uno spazio indefinito internazionale che abbiamo cercato creativamente, artisticamente, cinematograficamente, fotograficamente, di ricreare. Siete riusciti, un limbo. Un limbo molto, molto in cui è faticoso anche, io immagino, da spettatore, cioè anche per me è faticoso, però abbiamo detto, tu devi sentire che cosa queste persone provano, quindi non è che posso tagliare perché ho già visto le capre per 8 secondi, queste persone le capre le vedono probabilmente per 3 settimane, un mese, bisognava fare un film molto, molto più lungo, però poi ci sono delle necessità, ma un pochino siamo riusciti a mantenerlo. Ti chiedo una cosa, questa è... no, mi interessa, allora vabbè, molto veloce. Sì, in maniera molto sintetica, perché, ma figurati, ma semplicemente, perché mi piace sia alcune cose sono uscite prima, anche su questa, questa novità degli oggetti della cultura che stiamo creando, no? Che comunque stiamo già ricostruendo, insomma, quindi è legata anche a questa nuova definizione che parte da uscita da un luogo e insomma si è rivitalizzata e rifunzionalizzata. Mi piace però pensare anche che queste frontiere le fai attraverso le immagini, ok? Quindi c'è appunto un'antropologia, un'archeologia contemporanea, poi sono tutti riferimenti che sono anche molto dibattuti appunto nell'ambito delle accademie, delle università, assolutamente. Però ti chiedo se hai mai pensato anche di superare la forma sala cinematografica, stare comunque in una chiusura, buon canale, insomma, di uno spettatore seduto in uno spazio chiuso, e se hai pensato anche ad una frontiera oltre il film comunemente detto, sostanzialmente, quindi l'installazione, altre frontiere visive, per tradurre anche appunto questi elementi, ad esempio spaziale, architettonico, culturale, che appunto ha portato per esempio moltissime architetti a diventare artisti visivi, a trovare confluenza, a creare dei collettivi molto particolari, cioè ne sono tanti già affermati anche negli anni, cioè dagli anni 2000 in poi, però no, questo per curiosità. No, ti ringrazio. Sì, sinceramente non credo che, è una cosa di cui parliamo sempre, ma non credo che per esempio l'installazione sia un superamento, perché credo che è vero che l'altro giorno ero al macro e tu entri in questo grande spazio che ha una potenza incredibile, addirittura c'è un luogo dove tu puoi metterti a dormire, mi sono messo a dormire e stavo benissimo,
però è comunque all'interno di un codice, di una cornice, quindi non è certamente l'installazione e il superamento. Forse la land art o l'arte pubblica, che è ben più pubblica, ben più spaziale, ma una cosa che già facciamo probabilmente è il suono. Probabilmente è un lavoro sul suono che abbiamo fatto in un audio documentario, per dire qualcosa di concreto, perché forse lui pensava a inventare stasera un'arte. Però almeno un audio documentario che è andato sulla radio, e quindi una diffusione molto più forte del cinema, la radio, è stato fatto. Sì, e poi anche l'utilizzo comunque del suono che fate un film, comunque questo. E se vogliamo, andiamo un attimo anche quella parola, perché prima non abbiamo detto delle versioni, sono due versioni, quello che loro hanno visto e quello appunto dove c'è anche un doppiaggio, no? Tra l'altro prima mondiale. Questo l'ha scritto. Questo l'ha scritto, forse è la prima volta che. La quinta prima. No, perché appunto vero. Vuoi dire qualcosa anche su questo? No, ecco, sì, il lavoro con Eva Robbins, l'avrete sentito, è stato un lavoro fortunato, nel senso che lei ha accettato immediatamente di calarsi in questo ruolo difficilissimo, con una passione e un amore e un trasporto per noi, che veniamo da cinema sperimentale, raro, cioè è un trasporto proprio da finzione, da grande attrice, e quindi forse questo, come anche Fuori Norma, è veramente quasi un esempio unico. Lo so, conosco le tue riserve, ma il doppiaggio di un documentario sperimentale, un doppiaggio parziale e anche sulla figura di Eva Robbins. No, perché Adriano dice la voce originale, non puoi toccare la voce originale, però no, però devi ammettere che è una cosa troppo brava. Beh, un regista in più. No, no, scusate, però se vogliamo anche questo, come qualche altro film Fuori Norma, però ha trovato anche un riconoscimento comunque dalla distribuzione più ufficiale. Adesso l'Istituto Luce sta facendo un gran lavoro in questo senso, e insomma, no, storicamente, però per alcuni autori, così come Norma, che era un'altra autrice giovanissima all'esordio con una forma di lungometraggio, ecco. Per esempio, anche in questo diciamo, forse c'è anche qualcuno, qualche risvegliato nelle norme, che sta guardando a queste cose, cioè forse qualcosa un po' si è mosso, vuoi dire qualcosa per questo? No, devo ammettere che due istituzioni, il Luce, che fra l'altro va ricordato anche nella prima edizione di Fuori Norma, l'unico contributo che abbiamo avuto finanziario è del Luce, non dico sotto banco, ma non come una richiesta ufficiale, ma non lo so, Roberto Ciccutto ha fatto un RA per cui ci sono arrivati 10.000 euro che ci hanno salvato. Dicevo, il Luce è uno dei coproduttori di molti di questi film e non è più il Luce di una volta, non so, perché loro sono troppo giovani per ricordarsi una famosa battuta, no. Se vogliamo eliminare il problema della droga, diamola in mano al Luce, nel senso che la distribuzione del Luce era un disastro. Un film distribuito alla Luce era un film destinato a non essere visto. Adesso con Ciccutto, ma solo con Ciccutto, le cose sono cambiate. È, ma ancora per poco purtroppo, il presidente dell'Istituto Luce ed è finalmente una persona degna.
L'altro è Rai Cinema. Prendiamoci, Rai Cinema che compare nei titoli in testa di molti film fuori norma, vuoi sapere con quanti soldi ha contribuito? Sarebbe molto interessante vedere se esistono, io non lo so se esistono, delle liste ufficiali in cui si vede che cosa il MIBAC ha dato, il MIBAC sarebbe il Ministero dei Beni Culturali, ha dato a ciascun film, per capire. Quanto Rai Cinema ha dato a ciascun film, perché sospetto che siano delle cifre molto modeste. Sì, sì. Luce non so, Vitali per questi film preacquisti. Sì, perché costano poco. Ma quanti soldi danno ai film che costano inutilmente molto? Questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso. Lì stiamo parlando, in questo caso non è un problema, sono quando arriveranno ancora non l'abbiamo vista. No, sui documentari siamo, sono tra i 10 e i 30 mila euro, sulla finzione arrivano per 20, quindi comunque sì, non ci fosse ancora sì. Io mi piacciono un commento da non esperta, diciamo, da un punto di vista come cinematografico, più che altro perché ho sempre analizzato invece un po' per studio, un po' per passione il tema dei migranti, dei rifugiati, anche per lavoro. Ti faccio un commento legato innanzitutto al discorso di questo spazio internazionale, appunto come tu definisci la terza dimensione, che in realtà contrasta molto con quella della narrazione politica invece del confine, che oggi ritorna invece in un certo senso imperante, al di là di quella della narrazione della globalizzazione che ci hanno tartassato per anni e secoli, invece in realtà oggi il confine diventa netto e definito, quindi è bello vedere dall'altra parte in realtà la percezione di chi invece intraprende viaggio, che sia appunto rifugiato politico filippino, piuttosto che nella mia esperienza ho conosciuto ragazzi che venivano invece dall'Africa occidentale e la condizione è sempre la stessa, arrivi in un posto, in un luogo che tu non conosci, non sai dove sei, non hai la cognizione di dove stai andando, quindi è bella questa contrapposizione, in un certo senso ti dà proprio l'idea e ti permette di medesimarti in quella che è l'essenza dell'essere un migrante, un rifugiato, una persona in transizione, nomade. Quindi cinema nomade mi viene anche da dire in un certo senso rappresenta un po' anche quello che raccontava, cioè una persona che appunto in realtà è nomade per essenza, per condizione. E poi mi ha stupito sicuramente il commento di Pepsi quando ha detto io ero felice in Libia, perché io invece poi ho sentito invece i racconti di ragazzi che sono stati torturati in Libia anche prima della rottura, quindi all'epoca di Gheddafi, prima della rottura, diciamo, di quella che è stata poi la definizione di tantissime fazioni, chiamiamole così, e quindi questo sentire ero felice, io per 10 anni sono stata felice in Libia, mi ha un attimo destabilizzato solo da un punto di vista proprio legato a quella che è la narrazione che conosco io invece della Libia, anche di, diciamo, di tempi non proprio recentissimi. E sicuramente poi belli i riferimenti al post-colonialismo, insomma la dimensione dell'antropologia un po' culturale, al discorso del dire, diciamo, del mettere un po' sui due piatti della bilancia il discorso dell'eurocentrismo, dell'occidentalismo come dimensione dominante, superiore agli altri, e dire guarda che quello che ha provocato adesso è questo, tu hai creduto di essere superiore, adesso guarda che diventiamo noi la minaccia, permettetemi di passare il termine, appunto venendo e cominciando a farti capire che in realtà è molto più debole di quello che pensi, quello che tu pensavi che fosse la tua supremazia culturale. Bello guardarlo, io lo guardo anche, l'ho visto da un altro punto di vista, diciamo, non tanto quello della fotografia piuttosto che della scelta diciamo, dell'immagine, l'ho visto da un punto di vista molto politico e diciamo quindi antropologico, però bello sicuramente, quindi un commento che secondo me l'ha fatto apprezzato molto. Normalmente parliamo molto di politica e poco di cinema, quindi stasera per fortuna abbiamo parlato alla Apollo, un baluardo, abbiamo parlato un pochino di cinema. Comunque, per quello che hai detto, la contrapposizione delle narrazioni, delle dialettiche e delle
anche delle vulgate che si diffondono, come si può dire, Shelter potrebbe avere due strade, una di contrasto, quindi che si pone veramente come alternativa ad, ad una visione egemone e imperante, da un lato, dall'altro, io ripeto, è una confusione, perché spesso si crede che nell'ideologia di tanti documentari impegnati comunque si perda poi la potenza dello stesso documentario, perché diventa, come, anche se non è didascalico, diventa comunque pedagogico. Io ho anche un vizio, perché ho fatto un dottorato in scienze pedagogiche, quindi ho un vizio personale di voler comunicare attraverso le opere qualcosa di forte, che io sento molto forte, mentre un'opera d'arte dovrebbe essere più leggera, potrebbe essere più leggera, e forse potrebbe avere più forza nell'essere leggera, piuttosto che un macigno che poi diventa ideologico e contundente, autocontundente. Ma in realtà in Shelter io vedo una grande confusione, che è una confusione di un'epoca. Quindi non lo definirei così, non è in relazione a quello che hai detto, così ideologico e così pedagogico. A parte che parla Pepsi, cioè non c'è voce narrante, perché c'è la voce del protagonista, quindi non c'è una voce narrante, c'è la voce di chi vive, quindi non c'è nessuna scrittura sulla voce. Chiaro che il montaggio è una scrittura. E per concludere, una frase molto importante, che secondo me è veramente uno slogan, perché Pepsi poi è capace di creare slogan, e gli slogan sono ottimi per contrastare gli altri slogan in una dialettica del basso. You occupy, you colonize the, our country, and we occupy you as refugee means, cioè come rifugiati. Cioè, voi avete colonizzato i nostri paesi e noi vi occupiamo come rifugiati. Questa consapevolezza forse è quasi una revanche, un ritorno, sì, una grande rivincita, anche pop. Spazio che, come, no, insomma, rivendica anche la sua presenza, anzi, cioè, politica, insomma. Anche in maniera popolare, anche aggressiva quando è coperta, cioè, quando parla di influsso, quello di influx è molto aggressivo, quindi è pop, ma è anche perché Pepsi viene da un milieu militare. Sì, la voce narrante. Voi avete visto una versione? È un'altra persona, ma comunque è stato scritto da lei. Allora, stasera è un caso particolare. Voi avete visto la versione doppiata, qui è la Robbins, ed è stata la prima volta che viene proiettata. Il testo è questo. Quello che avete visto voi è una traduzione in italiano di un testo inglese che abbiamo curato noi, che è comunque la voce di Pepsi, che è quello che Pepsi ha raccontato. Comunque non era una voce narrante, questa era un'attrice che interpretava Pepsi. Sì. Non c'è voce narrante, voce narrante è una voce off che commenta. Poi può essere anche del protagonista, ma in questo caso non è una voce narrante, è un'azione, una voce di intervento. Va bene, sì, se non ci sono altre questioni, ringraziamo. Ricordo che qualcuno vuole, interessato a saperne di più sul libro, dovrebbe lasciare la propria mail a Silvia Tarquini. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie.